vi mostreremo due semplici esperimenti legati a ciò che abbiamo fatto in fisica in questa prima parte dell'anno. Fisica, infatti, si può rivelare una materia molto interessante se si scoprono i veri legami tra le formule studiate e i fenomeni concreti. E che modo migliore abbiamo per dimostrarvelo se non con degli esperimenti? Appoggiando una parte del righello sulla superficie piana e facendo vibrare la parte di esso che non è appoggiata sul tavolo, possiamo dire una frequenza che si può calcolare con la formula frequenza uguale a velocità fratto 4 volte la lunghezza, visto che questa è una cavità nodo-antinodo. Buongiorno a tutti. Quest'anno, studiando gli armonici in fisica, ho scoperto una tecnica di canto chiamata canto armonico. Il cantante utilizza le interferenze presenti nel tratto vocale, che si trova tra le corde vocali e la bocca, per far risaltare gli armonici che sono presenti naturalmente nella nostra voce. Ora vi mostrerò un esempio, perché io appunto sono riuscita a impararlo anche se non credevo che fosse possibile. Quello che mi ha più stupito durante queste lezioni di fisica è il fenomeno delle onde stazionarie e della loro variazione, perché sono comunissimi nella vita di tutti i giorni e studiandole sono finalmente riuscita a capire quello che stavo osservando. Ciao, sono Elena Fiorini e queste sono delle frequenze causate dalle vibrazioni di un palloncino che abbiamo messo attaccato a un barattolo. Abbiamo riflesso il laser sul vetro, creando degli esempi di onde causate dalla vibrazione dell'onda stazionaria intrappolata nel palloncino. Successivamente abbiamo posizionato una cassa Bluetooth all'interno del barattolo per amplificare le singole frequenze emesse da un'applicazione. Eccone i risultati. Sempre con lo stesso metodo abbiamo rappresentato le interferenze tra due onde, i battimenti, le quali hanno generato le seguenti figure geometriche. Eccone alcune foto nel dettaglio. Viva la fisica! Nel programma di matematica che abbiamo svolto fino adesso, l'argomento che mi ha colpito maggiormente sono stati gli insiemi numerici. Ogni numero, per una sua particolarità, è inserito all'interno di un insieme numerico differente da un altro. Gli insiemi numerici sono delle matrioschie, da un insieme numerico più piccolo fino ad arrivare a uno più grande che gli arriva a raggruppare tutti quanti. E questa qui è una cosa che mi ha colpito perché è come pensare fuori dagli schemi, ovvero non andare a identificare un numero solamente per quello che è, ma anche per le sue caratteristiche. Della radice quadrata del numero primo, perché è irrazionale? Ho scelto proprio questa perché mi affascinano i numeri primi. Il secondo motivo è perché mi ero posta la stessa domanda l'anno scorso, però non sapevo il motivo, quindi avendolo scoperto quest'anno ho voluto presentarvelo perché proprio era una cosa che volevo fare. Personalmente credo che questa dimostrazione sia molto interessante perché ci permette di vedere in un altro modo dei concetti matematici che riterremmo scontati. Inoltre, colpisce il fatto che un semplice più uno, nella sua piccolezza, è capace di cambiare tutto. Immaginiamo questa situazione. Esiste un albergo con infinite stanze, tutte occupate. Ad un certo punto arriva un nuovo ospite che cerca la disponibilità di una stanza. Voi tutti direste che l'albergo è pieno. In realtà, l'albergo ha infinite stanze. Quindi, se ogni ospite si spostasse di una stanza, libererebbe la stanza numero 1, così che l'ospite possa avere una sistemazione per la notte. Mi ha colpito questo esempio semplicemente perché sono rimasta affascinata da una situazione che mai avrei potuto immaginare, che invece ha stimolato il mio cervello. Grazie per l'attenzione. Slowly we will forget who we are and we will live day by day, at the moment, without knowing our past and our companions from the past. To live well and to build a future, you need to know who you were, the history from the origins, from the beginning of the presence of man on the national territory.
Therefore, we must always ask ourselves the reason for things and not always take for granted what we are told from the outside. In generale, lo studio dell'inferno di Dante mi sta aiutando nella vita reale, nella vita concreta, e non credevo che potesse succedere perché comunque è un testo scritto molti anni fa, no, quindi non attuale, e pensavo che non mi potesse aiutare e che lo studiassi con pesantezza. Invece tutto questo non sta accadendo, ma appunto sta accadendo tutto il contrario. Io sono veramente curiosa di vedere la fine dell'inferno, per vedere come va a finire, cosa scoprirò di nuovo. La Divina Commedia sta aiutando a stare davanti a tutti quei quesiti davanti a cui io non riesco a stare da sola. E in più ho trovato in Dante un compagno con cui procedere verso la scoperta di tutti questi quesiti. Ed è bello avere la sensazione che qualcuno prima di me abbia lottato contro i miei stessi interrogativi, e che non solo l'abbia fatto, ma che abbia avuto la sensibilità e l'accortezza di lasciare per iscritto la sua esperienza di fatica, perché appunto potesse arrivare nelle mie mani. Io penso di potermi fidare di Dante, perché credo che l'esperienza che lui ha fatto sia un'esperienza così umanamente grande, con la quale non solo mi posso paragonare, ma grazie alla quale anche per la prima volta non mi sento sola. Il 20 e il 21 settembre si è svolto il referendum costituzionale per l'approvazione di una legge costituzionale nella quale vengono revisionati gli articoli 56, 57 e 59. Le modifiche apportate comportano la diminuzione del numero sia dei deputati sia dei senatori. Prima di vedere nel dettaglio i vari passaggi che hanno portato a questo referendum, è doveroso fare una breve introduzione spiegando cosa effettivamente sia un referendum. Il referendum è un sistema di democrazia diretta che consente ai cittadini di esprimersi riguardo uno specifico tema politico o sulle proposte di tipo legislativo tramite un voto. Esistono vari tipi di referendum, ma si possono suddividere in due grandi categorie: quelli che si svolgono a livello territoriale e quelli che si svolgono a livello statale. Di quest'ultima tipologia fa parte quello avvenuto questo settembre, il quale è un referendum costituzionale. Nei referendum costituzionali i cittadini sono chiamati a esprimere la propria opinione su temi politici e su questioni già approvate dalla Camera e dal Senato. L'approvazione di questa revisione darebbe il via alla riduzione dei numeri dei parlamentari, cioè ad un taglio lineare che non influenza però le funzioni del Parlamento e che stabilisce il numero dei deputati della Camera scende da 630 a 400. Invece il numero dei senatori viene diminuito da 315 a 200. Invece si riduce a 5 il numero dei senatori che il Presidente della Repubblica può nominare a vita. Analisi di fegato e di stomaco di vitello per vedere la coagulazione del sangue. Che dite? Oh, abbiamo fatto appena adesso. Cioè, ma dovrebbe fare una reazione immediata e no, stata? No. Ah, ok. L'abbiamo fatto appena adesso. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Ne lascio un pochetto di eparina, dai, devo iniettarla dentro un fegato. Oggi abbiamo condotto un esperimento che consiste nell'interazione con le cornacchie. Abbiamo utilizzato diversi strumenti, tra cui delle casse, degli attrattivi e delle sagome di alcune cornacchie. L'esperimento consisteva nel vedere da quale verso erano attratte le cornacchie. Abbiamo visto che le sono arrivate in massa. Poi abbiamo iniziato a mettere anche il verso di un corvo, che è un predatore, e quindi le cacciava. With every broken bone, I swear that I did it all, and I did it all. Oh, I owned every second that this world could give, saw so many